Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli, oggi la Chiesa celebra la festa liturgica di un grande pastore della Chiesa, sicuramente una delle figure più fulgide e più luminose di quell'epoca lì, che si chiama della Controriforma. Controriforma perché Lutero aveva iniziato a portare avanti la cosiddetta riforma, no? Allora la Chiesa cattolica risponde con la Controriforma, una pagina straordinaria che con la stagione del post concilio Vaticano II viene ritenuta ideologicamente, capite, ideologicamente, una pagina oscura. Guardate come va la vita della Chiesa e come vanno i problemi della critica storica e dell'interpretazione teologica. Una delle pagine più gloriose del cattolicesimo romano, che è appunto l'epoca della Controriforma, cioè il 1500, e nella stagione del post concilio Vaticano II ha finito con l'essere una delle pagine più buie, più oscure e meno luminose. Tant'è, va così, e quello è il problema proprio dell'interpretazione ideologica. L'ideologia procede di pari passo con l'eresia. Gli eretici sono ideologi, sono quelli che trasformano la fede cristiana, che è un impianto dottrinale di salvezza, in una visione ideologica. E l'ideologia accompagnata dall'eresia crea la dittatura. Probabilmente domattina ne parlerò, vediamo in Santi e Caffè, ma ormai questo tempo è quello che sta svelando la verità delle cose. Nella Chiesa Cattolica è venuto uno che diceva di essere il Papa dei poveri, che voleva ponti, non muri, che è il Papa della misericordia, e in realtà ha svelato fino in fondo ormai se stesso, è un dittatore. E c'è un regime, mi riferisco all'episodio del vice parroco, che mi pare in Liguria, durante l'omelia sente il dovere di coscienza, che Dio benedica questi giovani preti, chi lo sa, figli cari, chi lo sa, che la Madonna non tiri fuori da questi giovani preti, quelli che hanno un sussulto di dignità sacerdotale, qualcosa di grande. E dice, durante la messa, dice, guardate, abbiamo quello che meritiamo, dice, dobbiamo pregare per Papa Bergoglio, perché a quello che ha detto sulle unioni civili è sbagliato, è eretico, così va in inferno, insomma, più o meno queste parole qui. I fedeli si sono alzati per andarsene. Allora cosa volete, cari miei figlioli? Noi siamo, diciamo, quelli che abbiamo aperto gli occhi, ma siamo pochi. Ormai i regimi, tra virgolette, democratici della misericordia, del dialogo, dell'apertura dei ponti e non dei muri, stanno svelando se stessi. Secondo me, che grazie a Dio sono l'ultimo dei preti della carrozza, in America, negli Stati Uniti, sta avvenendo qualcosa di storicamente mai accaduto, imbroglio elettorale. Trump non sarebbe mai andato lì a dire abbiamo vinto se non avesse avuto dalla propria parte, attraverso, potete immaginare, il presidente della Casa Bianca, chissà quante collaborazioni, capite, quanti stand, informazioni importanti sono venute. Adesso improvvisamente le cose cambiano e Trump ha proprio parlato di imbroglio elettorale. A me non interessa la questione politica, vorrei solo farvi notare che questo tempo che stiamo vivendo è questa la pagina oscura nella vita della Chiesa. Invece l'epoca della Controriforma, è vero che c'era Lutero, ma sono venuti fuori questi qui che hanno detto a Lutero: fermati, vai via Satana, capite? Io penso, io sperimento che Satana governa Bergoglio e la falsa Chiesa, cioè chi si mette contro di loro subisce di continuo una continua proprio persecuzione mentale, spirituale, cioè ti devi togliere di mezzo, è una pressione mentale, psicologica permanente, togliti di mezzo, e se te non ti togli di mezzo, addirittura dice a Bergoglio: non ho paura di te, sei il diavolo in carne e ossa, puoi arrivare a star male. Perché il demonio adopera in questo momento tutte le tecniche possibili, ha in mano il mondo, lo vediamo, e la Chiesa, lo vediamo. Il parroco, quel povero vice parroco, è intervenuto scandalizzato: non si parla male dal Papa. Ipocriti, vigliacchi, maledetti eretici, questi che oggi buttano fuori
sacerdoti che dicono la verità, perché del Papa non si parla male, sono quelli che ieri avevano ancora le mani grondanti sangue su Benedetto XVI. Quando c'è stato Benedetto XVI, io me lo ricordo perché sono prete da 21 anni, chiunque poteva dire qualunque cosa su Papa Benedetto e non accadeva nulla. Io mi ricordo le prediche di certi preti di Palermo, noti alle cronache italiane per le loro aperture, e sono lì tranquillamente, padre Scordato che benedice, padre Scordato, padre Cosimo Scordato, adesso è molto vecchio, prima o poi comunque si fanno i conti col Padre Eterno, è morto padre Bartolomeo Sorge che ha detto due danni ci sono in Italia, Salvini e Domenico Tella, l'ha proprio detto in un Twitter, si va sempre comunque dall'altra parte, cioè la sponda, capito? Non è che ci sono privilegi o la sponda, poi arriva per tutti, e stavo dicendo padre Cosimo Scordato che benedice le nozze, le unioni lesbiche all'altare, tutti questi preti, io me lo ricordo quando uscì il motu proprio sul Monum Pontificum con cui Benedetto XVI ripristinava la celebrazione della messa del Tesoro senza dover più chiedere permesso ai vescovi, me lo ricordo io, assassini verbali erano e nessuno diceva niente, io me lo ricordo, spero che mi crediate. Purtroppo non le ho conservate le cose, ma avrei fatto bene a farlo. È stata una vera e propria campagna diffamatoria dai pulpiti. Me lo ricordo benissimo. Come venne trattato dai preti, dai parroci, dai teologi e anche dai vescovi, Papa Benedetto XVI. Quello lì di Palermo, il Cardinale Romeo, che pensa anche lui di averla fatta franca, va a Pechino per affari familiari. Stiamo parlando oggi di San Carlo Borromeo, ma guardate che situazione che c'è oggi nella Chiesa. E siccome Papa Benedetto ha ripristinato l'uso della messa tradizionale, annuncia, sarà ucciso a breve, sarà avvelenato. E tutti potevano dire tutto quello che volevano su Papa Benedetto. Povero sant'uomo, è stato crocifisso dai preti, dai teologi, dai vescovi. Oggi chi si arrischia a parlare male del Papa della Misericordia, Che fastidio che provo di fronte a quest'uomo. Il Papa è il diavolo, Si vede proprio la menzogna satanica. E voglio pur ponti, no? Lui è la misericordia. Chi si arrischia è un sistema poliziesco, è una dittatura, come non c'è mai stata prima. Male di Bergoglio, guardate che fine che fa, è stato sollevato dall'incarico di viceparroco. Naturalmente mancava poi nella macchietta tragicomica della vicenda la figura del vescovo che subito scende in campo, il prete si è permesso, chi parla male del Papa, questi che parlano così sono quelli che ieri dai pulpiti, capito? Il pulpito significa durante la messa parlavano apertamente male e perseguitavano verbalmente Papa Benedetto XVI. E così la storia si sta dipanando sotto i nostri occhi, la gente si alza e se ne va. E quindi abbiamo ciò che meritiamo, chissà verso quale futuro andiamo. San Paolo lo dice, questa è la cosa forse più sconvolgente. C'è l'apostasia della fede, il catecon, il figlio della perdizione che entrerà nel Tempio di Dio, si siederà sul trono di Dio. Ma la cosa che più colpisce quando San Paolo scrive di queste cose qui è quando dice, ma lo dico a parole mie, ma essi, cioè la gente, non se ne accorgono perché Dio manda loro uno spirito di menzogna, di accecamento. È così. Quella gente che appena il viceparroco ha detto una cosa sacrosanta, cioè se Papa Francesco ha detto questo è eretico, perché va contro la tradizione bimillenaria della Chiesa, quella gente che si è alzata e se n'è andata è la quinta essenza della follia mondiale che governa il mondo con la truffa, gli imbrogli e la Chiesa. Resta un piccolo resto, appunto, di gente che ha le idee chiare, che capisce che soffre. E San Carlo Borromeo ci ricorda che non dobbiamo arrenderci. Lui, appena è diventato
Milano, è entrato a Milano su un cavallo bianco. La prima omelia che ha fatto è stata sulle parole di Gesù nell'ultima cena: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. E si racconta che i fedeli rimasero estasiati nel sentirlo parlare. Aveva 27 anni. Rimasero estasiati. E San Carlo Borromeo ci ricorda, questo grande pastore della Chiesa della Controriforma, che non dobbiamo arrenderci, che dobbiamo giocare fino in fondo le nostre armi, non dobbiamo aver paura delle ritorsioni sataniche. Ora è venuto il momento che chi sta contro il Bergoglio, contro la falsa Chiesa, può star male fisicamente, si possono moltiplicare i fastidi fisici, le vessazioni mentali. La Madonna è con noi, non con loro, con noi. Ed è lei che vincerà, come sempre ha fatto. Sempre è stato così. E San Carlo Borromeo, mi piace sottolineare, e avrei voluto questa sera parlarvi di tre aspetti della vita di San Carlo Borromeo, da vescovo di Milano, 20 anni è stato vescovo, dai 27 ai 47 anni, quando poi è morto, veramente consumato dalle fatiche. Ci sono questi uomini, San Carlo Borromeo, San Filippo Neri, Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco di Sales e così via, che sono morti consumati dall'amore per le anime. E sono tre gli aspetti, non li posso trattare naturalmente. Lo zelo. Sapete, lo zelo. Il secondo, la predicazione. Terzo, l'amore alla liturgia. Non li posso trattare tutti e tre, però li voglio accennare. Anzitutto lo zelo. San Carlo Borromeo, figlio di Cali, se oggi lo vedessimo in azione, noi preti, anche noi che ci diamo in grande affare, ci sentiremmo, diciamo, rimproverati. Questo dormiva 2-3 ore la notte, poi è sempre in preghiera, scrivere, predicare, a cavallo, in carrozza, a piedi, siccome la diocesi era grande, un eroe della fede, un San Paolo del Seggio. Milano non ha potuto più scordare il passaggio paolino di San Carlo Borromeo, in mezzo al fango. E si racconta che, per esempio, il villaggio era lì, allora eccellenza o eminenza, perché era cardinale, quindi si può diventare santi anche da cardinale, e eminenza, non possiamo salire il paese perché la strada è serrata, è venuto giù tutta la frana, c'è tutto il fango, ma i fedeli stanno attendendo il pastore, sì, allora andiamo. E vedi, te vedevi San Carlo Borromeo, che era un uomo alto di 1,80 m, con un naso aquilino straordinario, il naso aquilino di San Carlo Borromeo, che passava sporcandosi tutto, arrivava in paese accolto dalla gente, era tutto pieno di fango, e lui diceva: dovete scusarmi, figlioli cari, queste nostre vesti si sono macchiate di fango perché il nostro cuore di padre ha desiderato tanto di vederli. È solo un esempio, ma se ne potrebbero raccontare sotto il sole cocente in estate, sotto la pioggia battente in autunno, sotto la neve e il freddo gelido d'inverno, ad andare nelle parrocchie, a costruire seminari, a darsi continuamente da fare. E quando qualcuno gli faceva notare: eminenza, ma voi così vi spendete troppo, sapete cosa rispondeva San Carlo Borromeo? Figlioli cari, la candela, perché possa far luce, deve consumarsi. Ecco, lo zelo indescrivibile. Poi egli si è distinto in un modo del tutto speciale, il martirologio romano lo ricorda oggi, nell'ufficio, quando Milano fu colpita dalla peste. È lì che San Carlo è entrato nel cuore dei milanesi. Andava di casa in casa, di porta in porta, a portare i sacramenti, lui in persona. A Palermo, nel seminario di Palermo, c'è un quadro molto grande, antico, perché San Carlo Borromeo è stato fondatore anche dei seminari, ha fondato lui i seminari, infatti c'è bellissimo, io odio tanto bene per quello, ma c'è un bellissimo quadro di un San Carlo Borromeo che è bianco come un cadavere, e si vede piegato in mezzo ai poveri, mentre da loro l'Eucaristia durante il tempo della peste. E siccome la gente moriva, non c'erano i soldi per seppellire, lui ha messo in vendita tutti i propri averi perché anche gli appestati ancora vivi potessero essere curati, e ha
aveva pensiero per tutti, le donne, c'erano le donne buttate per strada a fare le prostitute, e lui andava a raccogliere le ammesse, molte di queste che si erano vendute ai piaceri della carne sono poi diventate suore di clausura, grazie a San Carlo. Che cosa può fare un pastore? No. Il pastore, le pecore, il pastore conosce le sue pecore e le pecore conoscono il pastore. Altra cosa che devo dire la predicazione, ma non posso. Sapete voi quanto predicava San Carlo Borromeo? Qualche volta ve l'ho detto scherzosamente ai miei, ma lo vorrei dire a tutti gli amici, soprattutto quelli del nord, perché abbiano a cuore questa straordinaria figura di pastore aureo. Dunque, San Carlo Borromeo predicava fino a 6 ore. Fino a 6 ore, sì, 6 ore. Però era come se fossero al cinema le persone, per cui lui a un certo punto dice, beh, sei proprio, se io ho letto il testo, allora a un certo punto tu leggi che mentre lui sta predicando, il tema preferito da San Carlo Borromeo era l'Eucaristia. Quando parlava di Gesù e del tabernacolo, San Carlo andava in estasi, era proprio un innamorato dell'Eucaristia, ma la Controriforma cattolica di fronte a Lutero che negava la presenza reale, per forza di cose si è caratterizzata per uno slancio eucaristico senza precedenti, veramente. E vi sto dicendo, a un certo punto lui dice, bene cari figlioli, adesso facciamo una pausa, ci ritroviamo qui fra un'ora, perché poi c'era anche gente che aveva bisogno del bagno, chi doveva mangiare, e veramente si assistiva a scene anche miracolose, per cui siccome non esisteva i microfoni, lui predicava da allora nel Duomo di Milano, c'era gente straripava la gente e tutti però riuscivano a sentire, nonostante lui avesse una voce flebile, con se stesso era implacabile. La cosa che mi piace di più di San Carlo Borromeo è che si confessava ogni giorno. Si confessava ogni giorno. Aveva 3 quadri che lo ispiravano a cercare i propri peccati. Non so come facesse, però lui riusciva a trovare ogni giorno dei peccati. Non lo so come, lì veramente ci vuole il genio della santità, perché in confessione c'era il basta, no, io devo essere confessato, e piangeva, si confessava ogni giorno San Carlo Borromeo, e raccomandava ai preti di fare lo stesso. E il terzo aspetto è quello dell'amore per la liturgia. Può sembrare un aspetto marginale, non posso trattarlo adesso. Lutero era riuscito, come sapete, nel 1526 a cambiare la messa. Cioè lui organizza una nuova messa e a partire da quel momento inizia il metallismo liturgico tipico del mondo della Riforma. Sì, i canti sono belli, ma la liturgia cattolica viene una volta per tutte, in quel caso lì, seppellita. E viene presa di mira dai protestanti, dai luterani. Troppo sfarzo. Bisogna andare ai poveri, vedete come tutto questo è attuale con Bergoglio, bisogna andare ai poveri, basta un camice in capo di questa maniera, tutta roba così trasandata. San Carlo Borromeo aveva capito che la disaffezione alla liturgia procurava la disaffezione a Gesù Cristo. E allora di persona andava in cattedrale, al Duomo, a sistemare le tovaglie. Eminenza, ma lasciatemi lavorare per il Signore. E per Dio voleva le cose più belle. E Eminenza, ma i poveri hanno la loro parte, diceva lui, ma ricordiamoci di Maria che spacca il vaso di alabastro e profuma i piedi del Signore. E allora lo criticavano, lo chiamavano il cardinale sacrista, perché amava star lì a curare tutto, ma era una scelta intelligente, perché lui diceva, dobbiamo riportare i fedeli a Dio non solo con la mente, ma anche con gli occhi. Così lo sfarzo, la bellezza della liturgia, con le orecchie, il canto gregoriano, si impegnò moltissimo a rivalutare il canto gregoriano, con gli odori, l'uso dell'incenso, quelle cose lì, ecco, veramente lavorò moltissimo perché la messa tornasse a essere celebrata con grande decoro e con grande raccoglimento. Lui stesso era il primo che quando celebrava praticamente andava in estasi, mi pare bello il momento in cui muore. Eccomi Signore, ti attendevo. Queste sono le sue parole. Eccomi Signore, ti attendevo. Aveva dormito 20 anni in un pagliericcio. Allora le suore cercavano di riscaldarlo con questo pagliericcio e lui diceva, non fate conto, il mio corpo è talmente freddo a causa dei dolori che quel pagliericcio sarà caldissimo. Capito? E poi faceva scelte, gli preparavano da mangiare,
Allora, eminenza, dicevano queste povere figlie che lo accudivano. È ora, e lui diceva, è troppo presto, sto lavorando. E poi dopo un'ora che la minestra si era freddata, eminenza, la minestra si è freddata, ecco, adesso è troppo tardi, continuate a lasciarmi lavorare. Saltava spesso i pasti perché voleva scrivere e raggiungere i preti, le suore, i consacrati, i frati, e hanno provato, come ho raccontato oggi, a farlo fuori fisicamente. Sempre questo accade. E le forze del male si coalizzano. Però i martiri non è che muoiono perché Dio si distrae. Ci dobbiamo aiutare a credere questo, perché stiamo andando verso un tempo di questo qui, io penso. Infatti il tale che gli spara a nome dei preti, i preti hanno organizzato, voi sapete che San Luigi Maria di Monforte è stato avvelenato dai preti ed è rimasto. Sant'Antonio da Padova è stato avvelenato dagli eretici. Sant'Antonio Maria Claretto è stato sgozzato da un sicario mandato dai preti. Potremmo continuare, ma non vorrei suggestionare troppo. E lo stesso è accaduto a San Carlo Borromeo. Era in preghiera e gli ha sparato i proiettili, perfora le vesti sacre. Lui era in ginocchio ad adorare Gesù nel tabernacolo. Questo proiettile, lo si è ritrovato. È veramente un miracolo. Non era chiamato alla martirio, capite? Non doveva versare il sangue perché doveva essere per Dio la figura del pastore che in quel modo dà la vita per le pecore. E possa San Carlo Borromeo, compatrono della gloriosa, nobile chiesa di Milano, che oggi è ridotta allo sbando, con uno pseudovescovo persino peggiore di l'orefice. Notate che Bergoglio sceglie per le diocesi più nobili figure di profilo molto, molto, molto. Milano, che è stata cattedra di Schuster, di Sant'Ambrogio e di tanti santi cardinali nel corso dei secoli, oggi è governata da Mario Delpini, che dice ai giovani di guardare a Sofocle, per esempio, che dice più parola, meno messe, che esprime solidarietà a Papa Francesco per le critiche all'enciclica Fratelli Tutti, perché è un'enciclica veramente cattolica quella lì, capite? Milano, come tutte le diocesi d'Italia, è messa male, c'è un clero allo sbando, quasi tutto bergogliano, sono tutti con Bergoglio, e anche i fedeli, se sentono parlare male di Gesù Cristo, perché si sente parlare male di Gesù Cristo, che non era Dio, nelle prediche, i preti milanesi queste cose dicono ai fedeli, e sono tutti lì seduti fermi che non si muovono. I preti bestemmiano dai pulpiti la Madonna, parliamo poi della Madonna come viene bestemmiata, che non era vergine, che se la intendeva con San Giuseppe, e tutta la gente, i milanesi, resta lì tutti ad ascoltare. Se però un prete si alza per dire, se Papa Francesco ha detto questo sui civili, commette eresia, la gente si alza e se ne va. E allora ognuno ha ciò che merita, ognuno ha ciò che merita. Noi guardiamo a Maria Santissima e le chiediamo che ci aiuti in questo tempo di prova che si fa sempre più evidente, a non aver paura. Non aver paura, questo non dobbiamo aver paura, la Madonna è con noi, sta riservando delle sorprese, spero che mi crediate, che noi ancora rimarremo senza parole come i cattolici a Lepanto quando vinsero sui musulmani, non se l'aspettavano, i cattolici a Vienna vinsero e poi quando crollò il comunismo e cadde il muro di Berlino, Giovanni Paolo II stesso rimase interdetto, ma così è finito il comunismo che sembrava dovesse distruggere per sempre, e così sarà con questa maledetta sinagoga di Satana, massonico, satanista, che in questo momento attraverso Bergoglio sta al governo della falsa chiesa. La Madonna provvederà. Noi intanto, chiedendo l'intercessione di San Carlo Borromeo, andiamo avanti con fiducia, senza paura, sapendo che la Santa Vergine è con noi. Questi si alzino e vadano via, perché si dice che non si deve parlare male del Papa, guardate quanta ipocrisia. Gli stessi che ieri parlavano male di Papa Benedetto. Quindi non è per tutti i papi, evidentemente. Noi invece rimaniamo uniti a Papa Benedetto XVI, così con coraggio, con lo stesso zelo pastorale di San Carlo Borromeo. Andiamo avanti nel buon combattimento della fede. Laudetur Iesus Christus. Sempre laudetur.